Buongiorno ragazzi, benvenuti sul canale Crypto Salad. Io sono Federico, oggi è il 2 giugno 2018 e voglio condividere con voi un po' di crypto news, per cui un po' di notizie fresche fresche dal mondo della blockchain e delle criptovalute. Prima di iniziare, il solito veloce ringraziamento a quelli che sostengono il nostro canale iscrivendosi, mettendo mi piace e condividendo i nostri video. Invece, se non l'aveste ancora fatto, mi raccomando, cliccate iscriviti e cliccate anche la campanellina per avere le notifiche immediate quando carichiamo un nuovo video. Allora, entriamo nel vivo di queste crypto news. Ci sono alcune notizie uscite oggi, nelle ultime ore, che sono molto interessanti, voglio condividere con voi. Guardiamole abbastanza velocemente. Allora, la prima riguarda un problema che c'è stato nella giornata di ieri con il network di Visa, in particolare di Mastercard, per cui il network dei pagamenti Visa e Mastercard ieri ha avuto sostanzialmente un totale blackout nel pomeriggio di ieri, in particolare in UK e anche un pochino nel resto d'Europa, per cui le persone provavano a pagare con la carta di credito Mastercard, i negozianti provavano a ricevere acquisti con queste carte di credito e il network negava la transazione. È interessante dal punto di vista della blockchain perché spesso si specula, per quello che riguarda Visa o Mastercard e questi giganteschi network di pagamento, che cosa sarebbe successo se avessero adottato la tecnologia della blockchain, visto che la blockchain in questo momento fino ad oggi non è mai andata down, per cui non c'è ancora stato un breakout della blockchain, per cui si specula su che cosa sarebbe successo nel caso in cui questo tipo di business avesse già implementato una tecnologia della blockchain. Seconda notizia riguarda il flippening di Ethereum rispetto a Bitcoin. Nel caso in cui non lo sapeste, il concetto di flippening è un concetto che è sponsorizzato da coloro che sono i fan di Ethereum, che riguarda il sorpasso in termini di capitalizzazione di Ethereum su Bitcoin, per cui Ethereum che diventa la prima criptovaluta più capitalizzata su CoinMarketCap. E quindi c'è questo concetto di flippening e che cosa è accaduto ieri? Perché coloro che sono entusiasti di Ethereum dicono che questo flippening sta arrivando? Perché ieri Ethereum ha raggiunto il numero strabiliante di indirizzi sul network di Ethereum di 35 milioni di indirizzi unici, andando a superare gli indirizzi di Bitcoin Core, per cui in questo momento ci sono più indirizzi di Ethereum che indirizzi di Bitcoin. E quindi coloro che spingono questo flippening dicono che questa è un'ottima notizia per quanto riguarda il raggiungimento di questo obiettivo. Pensate che si aggiungono al network di Ethereum 100.000 indirizzi ogni giorno, c'è comunque da dire che in questo momento Bitcoin è ancora 3 volte più capitalizzata di Ethereum e ha un volume giornaliero di transazioni che è ancora 3 volte tanto. Per cui una buona notizia per il flippening, ma siamo ancora molto lontano dal superamento di Ethereum in capitalizzazione rispetto a Bitcoin. Terza notizia riguarda una criptovaluta in arrivo che si chiama Alchemist ed è la prima stablecoin, quindi criptovaluta stabile che verrà costruita sulla blockchain di NIO. Per cui ci sono già diverse stablecoin che sono costruite sulla blockchain di Ethereum. Alchemist sarà la prima lanciata sulla blockchain di NIO, avrà un valore stabile e la garanzia di questo valore sarà garantita da un controvalore, un collateral, una garanzia che saranno i NIO bloccati sulla blockchain di NIO, per cui un funzionamento che se avete seguito il video che abbiamo fatto su Even è molto simile a Even, solo che è sulla blockchain di NIO. Quarta notizia riguarda Ripple. Ripple, nel caso in cui non lo sapeste, è una criptovaluta che offre una tipologia di servizi adatta alle istituzioni finanziarie e alle banche per creare sistemi di pagamento tra loro, cross-border transaction tra le banche. In questo momento Ripple ha più di 120 clienti, per cui un numero grandissimo di clienti che continuano ad aumentare e tra questi clienti si vanno a contare Bank of America, Credit Agricole, Mizuno Financial Group, una banca giapponese, e Santander, che è il più grande gruppo bancario spagnolo. Quindi Ripple, spesso si dice che in questo momento non esiste ancora, per le criptovalute non esistono dei casi concreti, Ripple in questo momento ha già 120 clienti con dei nomi di istituzioni finanziarie davvero molto grandi. Ovviamente non c'è traccia di nessuna banca italiana. Interessante perché Santander è talmente integrata con Ripple che hanno lanciato un'applicazione che permette agli utenti di Santander di effettuare pagamenti cross border tra i clienti di Santander. Questa applicazione si chiama OnePay FX App.
Altra notizia riguarda un'affermazione del cofondatore di Pantera Capital. Nel caso in cui non lo sapeste, Pantera Capital è un fondo di investimento americano che è da sempre molto bullish, per cui molto positivo sul futuro di Bitcoin e delle criptovalute, e il cofondatore di Pantera Capital, che si chiama Dan Moorhead, afferma che è questo il momento migliore per andare a comprare Bitcoin, perché secondo lui assisteremo nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, a un fortissimo rialzo sia di Bitcoin che delle altre criptovalute. Quindi il cofondatore sostiene che abbiamo raggiunto, rispetto ai massimi raggiunti a dicembre-gennaio, abbiamo raggiunto di nuovo il fondo e siamo pronti a risalire. Per cui, se volete investire, lui ritiene che questo sia il momento ideale prima che entrino investitori istituzionali nei prossimi mesi all'interno delle criptovalute. Successiva notizia riguarda, interessante, oggi è il 2 giugno, quindi c'è stato il lancio della mainnet di una criptovaluta che si chiama EOS. EOS è una piattaforma che permette la creazione e la costruzione di applicazioni decentralizzate sulla loro piattaforma, e questa notizia riguarda sostanzialmente alcune caratteristiche che ha avuto questa ICO di EOS che magari non conoscete. Allora, la società che c'è dietro a EOS si chiama Block One ed è insediata nelle isole Cayman, ha tenuto una ICO che è durata un anno, hanno raccolto 4 miliardi di dollari senza avere sostanzialmente un MVP, per cui un software concretamente funzionante. È una ICO che è durata, come vi dicevo, un anno, e hanno raccolto 4 miliardi, che equivale a 7 milioni e 120 mila Ethereum, per cui una raccolta, questo è l'ICO in assoluto che ha raccolto di più fino ad oggi, per cui vedremo che cosa succederà in EOS. EOS, tenetelo d'occhio, perché oggi c'è stato il lancio della mainnet. Niente ragazzi, per oggi è tutto, io vi ringrazio, spero che questo formato di notizie vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, dateci un bel like, noi ci vediamo al prossimo video, grazie per l'attenzione che ci avete dedicato e a presto.